Arrotolata. Questa è la collana che otterremo, che possiamo indossare sia lunga, così in questo modo, oppure con l'ausilio di una spilla da baglia metterla in quest'altro modo, per realizzare le perline di carta che sono queste. Prendiamo delle carte di vario colore, tagliate a triangolo. Per esempio questa verrà gialla, se utilizziamo questa carta così diventerà di questo colore qua rossiccio. Ecco. Oppure rosso scuro, già una carta di questa tinta. Grosso modo le perle, i triangoli utilizzati per fare queste perline sono di un'ampiezza di 3 cm oppure meno, lunghezza 20 cm. Andiamo a creare la nostra perlina, per esempio gialla. Curviamo così la carta perché è un cartoncino un po' rigido. Ovviamente si può fare anche con fogli di quotidiano. E si lavora meglio se arrotola meglio, però lo spessore della perlina sarà minore. Allora, arrotoliamo il nostro triangolo sullo stecchino. Cercando di far coincidere la punta del triangolo col centro della nostra perla. Quasi verso la fine prendiamo un po' di colla e la spennelliamo sulla parte finale in modo da bloccare la perla e fare in modo che non si srotoli. E l'appoggiamo qui e aspettiamo che si asciughi per qualche minuto. Andiamo a realizzare la nostra perla rossa, di questo rosso qui. Come vedete questa verrà più alta perché ha un lato maggiore rispetto a questa. Ammorbidiamo un po' la carta, curviamola in modo che sarà più facile arrotolarla sullo stecchino. E procediamo come prima. Cercando di far aderire bene bene la carta allo stecchino mentre la arrotoliamo. Un po' di colla e chiudiamo la perla. Ora prendiamo un filo di rame come di quelli che si trovano dentro i fili dell'elettricità e creiamo il nostro ago. Chiaramente potete usare anche un ago normale, dipende dalla cruna. Deve essere talmente piccola per riuscire a inserire le perline. Io propongo questa soluzione perché è un buon modo per ovviare al fatto della cruna del lago, se le perline fossero molto piccole, il foro delle perline fosse molto piccolo.
tagliamo un filo resistente fatto apposta per le collane, oppure anche un filo da pesca, l'importante è che sia particolarmente resistente, e lo infiliamo nel nostro ago che abbiamo creato. Appiattiamo la cruna. Prendiamo un pezzettino di scotch per fare in modo che le perline si blocchino in fondo, oppure potete fare anche un nodo provvisorio. E procediamo ad infilare le perline. Che se vogliamo potremmo alternare a delle perline di plastica o di vetro per ottenere questo effetto qua, oppure infilare perline di carta e basta. Procediamo con pazienza finché non riempiamo tutto il filo e utilizziamo tutte le perline create, ottenendo così questo risultato. Io per esempio questa l'ho fatta in 2 ore, 2 ore e mezzo. Poi se vogliamo ottenere un effetto lucido possiamo utilizzare colla vinilica e acqua e spennellare le perline in modo che siano anche più resistenti. Con lo stesso metodo si possono realizzare anche degli orecchini. Come questi, per esempio. Io qui ho utilizzato la carta dei biscotti dalla parte interna e delle perline. Oppure questo orecchino qui molto grande, colorato con degli smalti che non utilizzavo più. È grande, però comunque leggero perché è sempre di carta. Buon lavoro!